Allora ragazzi, in questa video lezione parleremo dei nomi neutri e poi continueremo a tradurre un'altra parte del nostro racconto. Cominciamo dai nomi neutri. Avete visto che abbiamo incontrato nella prima sezione molti nomi neutri e andiamo subito a dire che il nome neutro è un nome che presenta tre casi uguali, li abbiamo già visto nella seconda declinazione, cioè il nominativo singolare, l'accusativo singolare e il vocativo singolare. Così come al plurale presenterà gli stessi identici casi uguali, e cioè il nominativo plurale, l'accusativo plurale e il vocativo plurale. In questo schema che viene portato dal vostro libro manca il vocativo, ma di fatto gli altri casi ci sono tutti quanti. Per quanto riguarda il resto, non c'è differenza tra la declinazione di questi nomi e i nomi che abbiamo già imparato, maschili e femminili, appartenenti alla cosiddetta terza declinazione. Un caso particolare sono i nomi che finiscono in e, al o ar, ma li vedremo per gradi. Cominciamo dai nomi neutri più comuni, come flumen, os, crus, corpus, spectus, iecur, caput, cor, viscera, che ha solo il plurale. E andiamo a vedere appunto come si comportano questi nomi. Come dice il vostro libro, l'accusativo uguale al nominativo. Nel neutro, vedete, l'accusativo è uguale al nominativo. Allora, cominciamo. Il nominativo di corpus, appunto, fa corpus, e l'accusativo, che è uguale al nominativo, farà corpus pure lui. Mentre per quanto riguarda il genitivo singolare, l'uscita in is, come in tutti i nomi della terza declinazione, l'uscita del vocativo in i, quindi corpori, e l'uscita dell'ablativo in e, quindi corpore. Quindi non c'è ovviamente nessuna differenza. Per quanto riguarda il plurale, abbiamo detto sempre nominativo e accusativo sono uguali, quindi l'uscita, la terminazione in a, quindi corpora, farà appunto all'accusativo plurale corpora. Il genitivo plurale è in attenzione a questo va bene? Corporum. Mentre il dativo plurale è corporibus, così come identico anche l'ablativo plurale. Flumen segue la stessa identica indicazione, quindi nominativo e accusativo sono uguali, flumen nominativo, flumen accusativo, fluminis il genitivo singolare del fiume, flumini al fiume dativo singolare, flumine col fiume per esempio, ablativo singolare. Il plurale sempre con la terminazione in a. Flumina vuol dire i fiumi sia al nominativo sia all'accusativo. Fluminum, uscita in um, dei fiumi. Fluminibus, ai fiumi, oppure l'ablativo con i fiumi, vabbè, e altri complementi. In questo modo, quindi, si declinano anche gli altri nomi, per esempio, os, os, bocca, farà all'accusativo os, naturalmente, mentre naturalmente al plurale farà appunto os oris, quindi il genitivo singolare oris farà ora. Crus farà crura, corpus l'abbiamo trovato, e pectus pectoris farà pectora. Quindi di fatto possiamo dire che la declinazione neutra non presenta grandi difficoltà, se non dobbiamo ricordarci i casi uguali del nominativo e dell'accusativo, in questo caso soltanto, e nominativo accusativo plurale che finiscono in a, che è una terminazione appunto nuova per quanto riguarda i nomi appartenenti alla terza declinazione. Ultima cosa che dobbiamo ricordare: il genitivo plurale di questi nomi neutri fanno in all'interno di questi nomi neutri c'è un sottogruppo di nomi pure neutri che però escono appunto in e, come mare per esempio, in al, come animal. Ecco, quando i nomi escono in e, al, oppure ci saranno anche nomi in ar, ecco, hanno una declinazione simile a quella precedente. Cioè, che vuol dire simile? Andiamo a vedere mare, per esempio. Mare, nominativo singolare, mare. Accusativo singolare, mare. Non cambia perché il nominativo e l'accusativo sono uguali. Qualcosa cambia al plurale. Vedete, la terminazione, la desinenza, non è più a soltanto, come per corpora o come per flumina, ma questi nomi che escono in e, al oppure ar, che non sono indicati, avranno il nominativo plurale in ia, quindi non mara,
ma Maria. Lo stesso per l'accusativo plurale che ovviamente, regola generale dei neutri, è uguale al nominativo. Quindi, di fatto, la prima differenza con i nomi neutri, di questo sottogruppo dei neutri in e al, è che al nominativo plurale, invece di uscire in a come corpora o in a come flumina, escono in ia. E quindi Maria, ovviamente Maria. E genitivo plurale? Ecco, anche questa c'è una piccola differenza. Mentre i neutri escono al genitivo plurale in corporum, fluminum, questi nomi che appartengono a questo sottogruppo, cioè che escono in e o escono in al, faranno genitivo plurale in ium, quindi marium e anima lium. Per il resto sono tali e quali. A questo punto possiamo andare a riprendere la nostra storia. Dopo aver fatto una premessa sulle varie parti del corpo, eccetera, eccetera, e vediamo, arriviamo, torniamo nella nostra, dai nostri protagonisti, e vediamo il nostro povero Quintus che si è fatto male, è caduto dall'albero, e la mamma preoccupata che gli sta vicino. Estne sanus Quintus, non est, pes eius egere est. Estne, forse che Quinto è sano? Non est, non è sano. Pes eius, il piede di quello, il piede di lui, il suo piede, è malato, eger, malato. Puer super lectum iacet, ecco l'immagine, puer iacet, giace, super lectum, sopra il letto. Emilia et Sira apud puerum egrum sunt. Emilia et Sira sunt, si trovano, ecco, mettiamo così, vediamo tutta l'immagine. Emilia et Sira sunt, si trovano apud, presso puerum egrum, presso il bambino, il ragazzo egrum, malato. Mater apud eum sedet, manumque eius tenet. Mater apud eum sedet, mater sedet apud eum. La madre sedet, siede apud eum, presso quello. Manumque et tenet e tiene manum la mano eius di lui e tiene, vedete, la mano di lui. Sira non sedet, vedete, Sira in piedi, Sira non siede, sed apud lectum stat, sed stat, ma sta, possiamo dire sta in piedi, naturalmente non cambierà la nostra traduzione, dove? Apud lectum, presso, vicino il letto. Quintus iacet, Quinto giace, Emilia sedet, Emilia siede, Sira sta in piedi. Emilia, ecce malum Quinto. Emilia si rivolge al ragazzino. O Quinto, ecco una mela. Emilia, puero egro malum rubrum dat. Emilia dà al ragazzo ammalato una mela rubrum, ruber, rossa. Emilia dà, che cosa? Una mela rossa al ragazzo ammalato. Neque is malum esse potest, né quello può esse, non è il verbo essere ma il verbo mangiare, può mangiare la mela. Quindi né quello, né Quinto, né egli, fate come volete, può esse mangiare la mela. Mater ei poculum aquae dat. Mater, la mamma, dat, da, che cosa? Poculum, il bicchiere. Poculum, un bicchiere di che cosa? Di acqua. A chi? Ei, dativo, a lui. Emilia, bibe aquam modo. Bevi, imperativo. Bevi l'acqua, almeno, è un avverbio, quindi almeno l'acqua, non vuoi la mela, non la puoi mangiare, ma
modo almeno bevi, bibe, aquam. Mater caput quinti sustinet, dum puer aquam bibit. Ecco, la madre sustinet, sostiene, solleva, tiene sollevato. Che cosa? Caput, la testa, di chi? Quinti, di quinto. Dum, la temporale, vi ricordate, l'abbiamo già incontrato una volta. Mentre, puer, il bambino, bibit, bambino, il ragazzo, bibit, beve, che cosa? L'acqua. Emilia, iam dormi, quinte, dormi bene. Ormai, l'Emilia si rivolge al figlio, ormai dormi, o quinto, dormi bene, quindi riposa, o quinto, riposa bene. Mater manum ponit in fronte figli, mater ponit, la mamma pone, che cosa? Mano, la mano, dove? In fronte. Sulla fronte di chi? Del figlio. La mamma, possiamo dire, pone o mette la mano sulla fronte del figlio. Fronte meius tangit. Che cosa fa? Tangit, sottinteso è sempre matere, la mamma. Tangit, tocca, da cui poi è rimasta la tangente, no? Nel nostro linguaggio. Tocca, che cosa? Frontem, la fronte di chi? Eius, di quello. La mamma tocca la fronte di quello, la mamma tocca la sua fronte. Quintus oculos claudit, atque dormit. Quintus, quinto, claudit, oculos, chiude gli occhi e dormit.